ci aspetta una bella e ricca estate con una offerta culturale che devo dire ormai non trova più soluzione di continuità, perché si sono svolte già una parte importante di attività, ma direi dal maggio dei monumenti ad oggi è un fluire ininterrotto di iniziative. Anche l'estate a Napoli 2017 sarà dedicata a Totò. Dopo le numerose iniziative del Comune di Napoli per rendere omaggio al principe e all'attore, stavolta il tema è quello dei grandi artisti che lo hanno accompagnato nella carriera cinematografica e teatrale, umana ed artistica. Le spalle di Totò saranno ricordate con oltre 70 giornate di teatro, musica, reading, danza, mostre e presentazioni editoriali, grazie anche all'impegno e al talento dei tanti artisti ed operatori culturali che hanno risposto alle manifestazioni di interesse. L'offerta animerà fino a settembre molti siti storici come San Domenico Maggiore, il Maschio Angioino, San Severo Alpendino, il Pan, la Casina Pompeiana, il Parco del Poggio, il Lungomare e tante altre piazze, monumenti e luoghi di interesse. Il programma completo si trova sul sito del Comune di Napoli. Con Totò c'era appunto una costellazione di stelle, da Nino Taranto a Peppino De Filippo, a Giacomo Furia, Angela Luce, Carlo Croccolo, insomma veramente una costellazione di stelle, diciamo, da cui ci è venuto anche un po' il titolo, pensando a queste personalità dell'arte e della cultura e pensando anche ai luoghi fondamentali in cui l'estate a Napoli si svolge, cioè questo cortile, il cortile, il chiostro di San Domenico Maggiore, il Parco del Poggio e per tetto un cielo di stelle, parafrasando un vecchio titolo di un film, è in plein air, cioè l'estate è all'aria aperta, prevalentemente sotto le stelle, le sere d'estate, e ci serve, questa è l'altra angolazione, per divertirci, commuoverci, ma soprattutto pensare e riflettere, perché nell'estate a Napoli c'è il teatro comico, c'è il dramma, c'è la musica che commuove, la musica che diverte, c'è la canzone classica napoletana, ma c'è anche la filosofia, c'è anche il teatro civile, quindi veramente è un'estate che è fatta di grandi frammenti, ma che hanno un segno e un disegno unitario. Fare dell'estate un'occasione di crescita culturale e civile di Napoli.